Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi un pacco alla volta. Quello di oggi sarà un video ricchissimo e il perché lo avete già capito dal setting molto speciale. Oggi infatti andremo a fare l'unboxing del mega iper pacco gigantesco super segreto di cui vi avevo già parlato qualche settimana fa. Si torna a parlare di retro gaming e roba ultra nerd per chiudere in bellezza la settimana con un argomento un po' più leggero. State attenti fino alla fine perché questo pacco in realtà contiene un bel po' di cose, due delle quali sono delle vere e proprie bombe a mano. Insomma, oggi veramente tanta roba e c'è pochissimo tempo da perdere, ma come al solito prima di iniziare vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche, fatelo e soprattutto seguitemi su tutti gli altri social, i link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Prima di tutto devo precisare che oggi parleremo strettamente di retro gaming. Rispetto all'ultimo video acquisti in realtà ho comprato anche titoli attuali, ma bene o male ve li ho già segnalati tutti quanti all'interno degli shorts. La cosa interessante è che ho ufficialmente di nuovo finito lo spazio e presto dovremo fare un nuovo video dedicato interamente alla collezione e alla sua nuova sistemazione. Ma questo arriverà in futuro e intanto partiamo dall'unico gioco non Nintendo che vi mostrerò oggi ed è un gioco per PSP, ovvero Pac-Man World 3. Se vi ricordate, in uno degli ultimi video acquisti poracci vi avevo fatto vedere il primo Pac-Man World per GBA e l'idea malsana che mi è venuta in mente è quella di iniziare a collezionare questa serie di platform composta da soli 3 episodi principali, ma di cui ne esistono una quantità di versioni imbarazzante, soprattutto per le console portatili. Questa copia l'ho pagata una sciocchezza ed è completa di tutto, ovviamente palita. Devo dire che collezionare per PSP mi dà proprio soddisfazione, un po' perché il formato degli UMD mi mette allegria e un po' perché si tratta di una console che non si fila nessuno, inspiegabilmente, e che a parte qualche rara eccezione permette di recuperare tanti titoloni a prezzi stracciati. Comunque, riguardo al progetto Pac-Man, siamo solo agli inizi. La conquista non violenta del Pac-Man World è ancora lontana dall'essere completata. Ma ora passiamo alla roba Nintendo e partirei da 3 titoli che ho recuperato insieme in una nota catena di compravendita dell'usato a Torino quando mi trovavo fuori Roma per una trasferta poraccia. Si tratta di 2 giochi Wii e 1 GBA e partirei dalla console fissa Nintendo con un titolo in realtà per niente raro, WarioWare Smooth Moves. L'altro grande progetto è quello di recuperare tutti i titoli con protagonista Wario, ma qui sono veramente dolori. Anche la serie di WarioWare non è affatto semplice da trovare a prezzi umani. Pensate che pure Game & Wario per Wii U è diventato raro. Vabbè, Smooth Moves è forse tra i meno costosi di tutta la serie e l'ho recuperato veramente pagandolo una sciocchezza, a meno di 10 euro. È un titolo che non ho mai giocato, nonostante avessi speso tantissimo tempo sul primo per GBA, oggi introvabile, e anche sull'episodio per GameCube. Questa versione è un po' zozza, poraccia al 100%, e contiene solo il libretto di istruzioni, anzi, il bollettino di Wario. E poi c'è il disco di gioco. Bei tempi quelli dei manualetti a colori, questo è bellissimo. Vabbè, per 7 euro direi che difficilmente potevo pretendere di più. E ovviamente si tratta di un triangolo blu. Discorso diverso invece per il prossimo acquisto, perché si tratta di Wii Music. Sì, l'ho comprato veramente, l'ho fatto. Non giudicare. Il discorso è diverso perché questa è una copia immacolata, sembra nuova, pagata solo 12 euro. Ci tenevo a recuperare la versione completa col cartoncino esterno ritagliato in modo da far risaltare parte dell'artwork della copertina frontale. Al suo interno poi c'è proprio tutto, il libretto informativo, il catalogo promozionale, il libretto delle istruzioni e i punti VIP non ancora grattati. Ma l'entusiasmo verso il titolo si ferma qui. Se Smooth Moves è un titolo che di sicuro proverò, difficilmente metterò mano a una delle più grandi fregature partorite da Nintendo, il cui unico merito sarà quello di averci regalato uno dei momenti più cringe in assoluto della storia della grande N. A modo suo riveste un ruolo molto importante. E ora passiamo al Game Advance con un titolo che sono sicuro conoscete tutti quanti, almeno se avete intorno ai 30 anni, ma che appartiene a una serie di cui nessuno si ricorda. Parlo di Kuru Kuru Kururin.
famosissimo. Il debutto del Game Advance in Europa vide una lineup molto particolare. C'era infatti un timido supporto da parte di Nintendo con il porting di Super Mario Advance e F-Zero Maximum Velocity, mentre il resto erano titoli third party che variavano dall'eccellente al dimenticabile. E per qualche strano motivo Nintendo decise di dare una rinforzata al lancio europeo, distribuendo anche all'infuori del suolo nipponico questo puzzle game dal curioso nome Kuru Kuru Kururin, ma che scelse di non far arrivare in America. Il gameplay si basa su un concept semplicissimo. Il giocatore deve guidare quest'asta che ruota in continuazione all'interno di alcuni labirinti senza che le estremità tocchino le pareti dei livelli. E questo è proprio tutto il gioco, semplicissimo, ma il gameplay è graziato da una grafica super colorata e da alcune trovate di game e level design che riescono a tenere fresca e straimpegnativa l'avventura dall'inizio alla fine. Del gioco tra l'altro ne sono usciti anche due seguiti, uno sempre per GBA e uno invece per GameCube, che però questa volta sono rimasti esclusiva del Giappone. Kuru Kuru Kururin rimane uno degli highlights del lancio dell'Advance in Europa, un titolo che probabilmente, se fosse uscito in un secondo momento, non lo avrebbe conosciuto nessuno e avrebbe anche ricevuto una diffusione minore. Invece ancora oggi è facile da recuperare e questa copia in buone condizioni e completa di tutto mi è costata circa una ventina di euro, prezzo che ovviamente mi ha fatto passare sopra gli evidenti difetti di questa copia. Ma stiamo parlando di scatole di cartone che hanno 20 anni di vita alle spalle, in questo non sono assolutamente schizzinoso. Dentro c'è tutto, o quasi, credo. Comunque ci sono tutte le cose importanti: il cartoncino che ospita la cartuccia, questa ancora avvolta nella plastica protettiva, un mini catalogo e le istruzioni che comprendono anche l'italiano, ma che purtroppo sono un po' rovinate sul fondo. Dai, visto che ci siete, fatemi sapere nei commenti se conoscevate questo puzzle game. Ma passiamo al vero contenuto di questo pacco, che è composto da due oggetti separati. Il primo, il più piccolo, ma non per questo meno importante, ve l'ho già fatto vedere nello shorts di oggi, e si tratta di The Legend of Zelda Minish Cap. Tutto bellissimo, ma come vi ho preannunciato, questa copia ha una particolarità. Poracci, non sapete da quanto desideravo recuperare Minish Cap, uno di quei giochi che da adolescente era diventata una sorta di ossessione e che, viste le mie finanze poracce, non riuscii mai ad acquistare. Oggi il titolo, come tutto quello che appartiene alla serie di Zelda, si fa pagare caro, ma unendo questa copia al resto che vedrete in seguito sono riuscito a scucire un bel prezzo. Però c'è un problema, come molti di voi hanno già notato nello short. La confezione è vissuta, ma in discrete condizioni. Si tratta ovviamente della versione PAL multilingua che include anche l'italiano e, a parte una letta interna che probabilmente proverò a rincollare, non ci sono difetti giganteschi. Dentro c'è tutto, dal manuale al foglietto illustrativo e anche i punti VIP grattati, ma poracci, c'è qualcosa che non torna nella cartuccia. La prima osservazione da fare è che si tratta della versione NTSC pensata per il mercato americano e qualcosa quindi non torna con la confezione. Ma in realtà il problema è ben più profondo, perché la cartuccia è fake al 100%, anche l'artwork dell'etichetta è sbagliato. In realtà l'ho comprata consapevolmente proprio perché vorrei fare un nuovo video sui falsi Game Boy Advance e come riconoscerli. Mentre questo è un caso piuttosto evidente di riproduzione non ufficiale, esistono tanti trucchi per riconoscere al volo contraffazioni ben più elaborate e ve ne parlerò per bene in un approfondimento dedicato. Sapevo che si trattava di un falso, ma la scatola è originale, il prezzo ottimo e niente. Quando avrò l'opportunità recupererò il gioco loose. Intanto me lo sono rigiocato tutto su Steam Deck. Capolavoro. Va bene, arriviamo al pezzo forte. Cosa contiene questo pacco gigantesco? È giunto il momento di svelare il mistero. Ebbene sì, ho comprato il Nintendo Super Scope, o Scope 6. In questo caso penso proprio che si tratta di una periferica che più o meno conoscono tutti, ma su cui nessuno ha mai messo le mani. I giovanissimi si ricorderanno di questo bazooka perché è presente nella serie di Smash come oggetto utilizzabile durante gli scontri. Quelli cresciuti negli anni 90 avranno stampato in testa il Super Scope come una delle cose più fighe mai viste sulla faccia della Terra. Come tutte le periferiche esagerate dell'epoca, anche questa in realtà era una bella sola. Dopo il successo della Zapper su NES, Nintendo decise di andare
all-in con il suo successore su Super Nintendo e diciamo che si lasciò prendere un po' la mano. Il Super Scope 6 è l'esagerazione del concetto stesso di light gun, ma a parte le dimensioni spropositate, offre ben poco di diverso da una light gun normale. Questa, se vogliamo, aveva anche delle complicazioni, ma andiamo con ordine. Questa è la versione europea italiana distribuita da JIG. Al suo interno purtroppo manca il polistirolo necessario per tenere ferma la periferica e i suoi accessori, ma abbiamo comunque quasi tutto il necessario, ovvero vari libretti di istruzione su come utilizzare questo bazookone, la cartuccia che comprendeva la bellezza di 6 giochi dedicati al Super Scope, ma in realtà sono solo 2, ognuno con 3 varianti ciascuno, poi un ricevitore perché si tratta di una periferica wireless e poi il Super Scope in sé. Abbiamo detto che è wireless, quindi per funzionare necessita di 6 pile stilo, così tanto per gradire. Inoltre manca il mirino che andava attaccato in un secondo momento, ma conto di recuperarlo in seguito. Questa occasione era troppo ghiotta per farsela sfuggire. Parlo ovviamente con gli occhi della nostalgia, ma porca miseria che razza di figata che è dal vivo, e sono consapevolissimo che in realtà come periferica funziona maluccio, ha pochissimi giochi dedicati, fu un flop colossale e sui moderni LCD le light gun non funzionano, ma di fronte a un tale reperto dei primi anni 90 non ho saputo resistere. In questo unboxing non voglio dilungarmi oltre, credo proprio che prossimamente vi farò una retrospettiva approfondita sul Super Scope o Nintendo Scope 6, ripercorrendone la sua storia e mostrandovi anche del gameplay. Per ora mi sono tolto questa soddisfazione e non vedevo l'ora di condividere questo acquisto con voi. E questo però era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, io sono felice come un bambino e vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate di questi acquisti e soprattutto se anche voi in questo periodo avete fatto dei recuperi a tema retro gaming. Non mi resta che augurarvi un buon weekend, noi ci vediamo lunedì con un nuovo video, voi mi raccomando riposatevi, fate i bravi, dormite, sogni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro, anche se mi sa che qua quello che nerderà più duro di tutti sono io. Io sono il Poroscope, Michele Super, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!